Salve a tutti, vediamo una possibile trappola giocabile nel London System, che è un sistema di gioco che il bianco può adottare. È un sistema molto semplice che spesso viene consigliato ai principianti come buona alternativa alle aperture, quelle un po' più blasonate, che può funzionare insomma anche con buoni risultati. Ora, la trappola in prima battuta la fa il nero al bianco, però deve stare un po' attento, perché se si lascia prendere un po' troppo la mano è il bianco che ne trae vantaggio vincendo la partita. Quindi occhio in ogni caso a quello che fate sulla scacchiera. Ok, diamo quindi una rapida occhiata per capire cos'è questo London System. Ok, è una struttura più che un'apertura che il bianco può implementare. E perché se ne sente così parlare? Perché è un tipo di struttura facilmente adottabile dal giocatore bianco, quasi a prescindere da quello che gioca il nero. Innanzitutto cerchiamo di capire di che si tratta. Intanto è un sistema che si applica alla spinta di 4 come prima mossa. Ora vediamo se ad esempio il nero gioca semplicemente spostando dietro il cavallo, giusto per capire come andranno a disporsi i pezzi bianchi in questo tipo di struttura nel London System. Ok, ecco qua. Quello che ottiene il bianco è un buono sviluppo. Allora, innanzitutto si è portato fuori subito l'alfiere dalla catena, di modo che questo alfiere non rimanga intrappolato all'interno della catena pedonale. Tipicamente l'alfiere campo scuro è quello che si sviluppa da ultimo per il bianco. In questo caso viene sviluppato quasi subito per portarlo fuori dalla catena. Gli altri pezzi sono sviluppati verso il centro. Chiaramente questo cavallo va in D2, perché in C3 c'è bisogno dei pedoni per creare questa forte struttura molto compatta. Difficilmente il nero potrà diciamo conquistare la casa D4, perché è molto difesa, questo pedone è molto solido. L'altro alfiere viene sviluppato in D3, anche perché tipicamente metterlo in una di queste case lo esporrebbe probabilmente a attacchi, anche perdite di tempo grazie ai pedoni del nero. Quindi per il momento si sviluppa in questa casa, da cui potrà anche venire aiutata ad esempio dalla donna se andasse ad esempio in C2 per creare una batteria su questa direzione. Ok, qual è un problema di questo tipo di struttura? È il pedone B2, perché l'alfiere campo scuro se ne è allontanato, non lo sta più difendendo e potrebbe cadere vittima di attacchi, e il punto B2 sarà proprio il fulcro della discussione di questa trappola che il nero può fare al bianco. Il nero però deve stare attento, perché è una trappola non facile da gestire. Ci sono alcuni dettagli che potrebbero far ribaltare la frittata a favore del bianco. Ok, ma vediamo quindi una tipica apertura di questo tipo. Allora, dopo D4 le opzioni di solito sono due per il nero, quelle principali: o giocare cavallo F6 o spingere in D5. Qui vediamo la spinta D5, ma non cambierebbe molto nel caso di cavallo F6, perché comunque tanto il bianco, se entra nel London System, ha da sviluppare l'alfiere, questo viene quasi sviluppato immediatamente, al che il nero può decidere di giocare cavallo F6, per esempio. Il bianco continua sviluppando ad esempio il cavallo in F3. E ora una cosa importante è che il bianco deve cercare quasi subito di creare subito questa protezione, perché il nero ha a disposizione mosse come C5 per cercare di sfondare il centro. Già ora questa mossa di cavallo potrebbe essere una perdita di tempo in più per il bianco. Ok, sta difendendo questo pedone, ma la cosa non è così semplice, perché ora anche se il bianco continua a coprire questo pedone, cavallo C6 lo riattacca, il bianco completa la struttura e il nero ora però può passare all'attacco di B2 con donna B6. Ok, per avere successo il nero in questo tipo di approccio è bene che abbia spostato intanto il cavallo in C6 e che non abbia spinto questo pedone in E6, in modo da evitare il blocco di questa linea d'attacco dell'alfiere.
D'altra parte il bianco può avere problemi in questa variante se non muove il cavallo da B1. E vediamo quindi cosa succede, perché ora chiaramente c'è questo attacco, quindi il bianco dovrà prendere provvedimenti. E la cosa di solito più comune che viene fatta qui è giocare donna B3. Questo anche in altri tipi di aperture si crea questo contrasto: il primo che cattura la donna dei due, bianco o nero, concederà l'apertura della colonna all'avversario, colonna della torre, la colonna A, che può essere fuoriera di attacchi, quindi un vantaggio strategico non indifferente. Per questo di solito si evita il cambio finché si può, e qui il nero, avendo spinto in C5, può spingere C4 e attacca la donna. Ora, o il bianco cambia, ma in questo caso viene lasciato vantaggio di sviluppo al nero. Tra l'altro ora è difficile anche smontare questa catena, perché il nero potrebbe anche decidere di sostenere il pedone C con il pedone B, e quindi di solito il bianco non è portato a fare questo cambio, anche se probabilmente in questa situazione è la mossa migliore. Quindi che fare? Bisogna rientrare di donna e cercare di difendere questo pedone, ad esempio donna C2. Ecco che a questo punto la trappola è in essere e il nero può giocare alfiere F5. Sembra semplicemente un sacrificio di pezzo, ma così non è, perché se la donna lo cattura, lascia indifeso B2, la donna nera prende e si va a attaccare la torre. E questa torre non può essere salvata, quindi il bianco se ne esce in svantaggio. Ok, se questo alfiere non viene preso, l'altra opzione è donna C1 per continuare a difendere questo punto. In D2 sarebbe peggio, perché si concede ulteriore sviluppo al nero con cavallo E4. E qui però semplicemente il nero ha fatto perdere un tot numero di tempi al bianco, che ha spostato 50 volte questa donna. È chiaro che anche solo guardando la scacchiera ha 4 molti più pezzi sviluppati rispetto all'avversario. Non ci sono problemi, può giocare 6, finire lo sviluppo, eccetera. Ok, quindi già subito si capisce che aver evitato questa spinta in E6 può aver concesso l'opportunità di entrare in questa variante. Quindi se il nero vuole provare a far in qualche modo incasinare l'apertura del bianco, evitare di spingere E6 può essere sicuramente una soluzione papabile. Ok, cerchiamo ora di capire come mai, per far funzionare bene questa trappola, è bene che il nero muova il cavallo B8, comunque stia attento a quel che fa se non lo muove. Ok, quindi supponiamo che qui il bianco non perda tempo a giocare cavallo F3, non ha molta utilità a difendere questo pedone subito. Può giocare E3, anche perché un'altra cosa che non è stata detta è che non è detto che il bianco abbia tutta questa necessità di arroccare, avendo tutti i pezzi ben concentrati al centro nel London System. Il re bianco può anche pensare di rimanere al centro per un bel po', per non perdere tempo quindi a arroccare. Anzi, potrebbe anche pensare di giocare H4 e sviluppare la torre proprio sulla colonna H. Ok, supponiamo che il nero vada avanti col proprio piano C5. Qui innanzitutto guardiamo come mai non è proprio convenientissimo al bianco di catturare questo pedone. Il problema è che il nero prima o poi riuscirà a aprire questa diagonale e a far comunque pressione all'avversario, ma prima c'è da giocare cavallo C6 proprio per bloccare la spinta B4, che difenderebbe questo pedone. Quindi ora effettivamente il nero sta minacciando di spingere in E5, guadagnare un tempo sull'alfiere e poi far fuori questo pedone. L'unico modo sensato per cercare di bloccare la cosa è inchiodare il cavallo sul re. Però qui il nero può anche spingere in E6, andando a minacciare questo pedone. Se il bianco prova a difenderlo, c'è la spinta A5, che è tipica per sfondare queste strutture. Quello che ha il nero in questa variante è che se questo pedone viene catturato, c'è l'ingresso della donna A5 con scacco, che non è assolutamente divertente in questa variante. Quindi il bianco può cercare di cambiare l'alfiere sul cavallo prima che venga perso eventualmente. Dopo la ricattura ancora questa mossa non è conveniente, perché si indebolisce
completamente questa struttura, quindi unica a cercare di difendere col pedone. Ma qui il nero ha già un buon vantaggio di sviluppo, ora con questa mossa impedirà al re bianco di arroccare corto per un bel po', anche perché l'alfiere campo chiaro non c'è più, quindi non è facile capire. Vabbè, l'unica potrebbe essere frapporre il cavallo per poi arroccare, però chiaramente questa mossa sviluppa un buon punto l'alfiere campo chiaro, che poi ha anche a disposizione varie case dove potrà star tranquillo per come sono disposti i pedoni del bianco. Ok, ma vediamo viceversa se il bianco continua tranquillo sul London System e sviluppa questo pedone. Ok, il nero qui può proseguire cercando subito l'attacco, tanto sembra che effettivamente il bianco non ha ancora sviluppato questo cavallo, c'è questa diagonale aperta per questo attacco, quindi sembra che possa ancora funzionare il trucchetto di prima. L'unica cosa è che questo cavallo non è sviluppato, questo fa differenza. L'altra opzione era quella viceversa di continuare andando per la trappola in variante classica, proprio con cavallo c6. Ma vediamo prima questa variante qua. Il bianco continua con donna b3 al solito, c4, donna c2. L'intento di questa avanti e indietro della donna è quello di provocare prima c4 per poi spingere in b3 e andare a distruggere questa strutturina pedonale del nero. Ora sembra quasi che anche in questa variante alfiere f5 funzioni. Penso al giochetto di provocare la cattura distraendo la donna bianca dalla difesa di b2 e poi catturare la torre avversaria. Il problema qui però è che effettivamente il nero sembra ottenere quello che vuole, però non essendosi spostato il cavallo, la casa c8 non è difesa dalla torre, il bianco dà matto in 1 qui, quindi attenzione, potrebbe essere abbastanza vergognoso cadere in un giochetto del genere. Per questo il nero, per continuare ancora, non è niente di perso, deve giocare g6 per sostenere alfiere f5, e qui non è facile bloccare questa avanzata, però il bianco ha un tempo in più e può cominciare a sfondare questi pedoni. Qui si prosegue con alfiere f5, la donna si sposta mantenendo la difesa, altrimenti il nero penetra, mantiene la difesa su b3, cavallo c6, il nero si continua a sviluppare, al solito non è conveniente catturare al nero perché non farebbe altro che rafforzare la struttura pedonale del bianco e aprirsi e aprire la colonna alla torre avversaria. Quindi lo può continuare a sviluppare con cavallo c6. Ora probabilmente la cosa migliore è cercare di capitalizzare sul materiale su c4 con b per c, però ci sono altre complicazioni perché questo pedone era parzialmente inchiodato, la donna nera può entrare in b2, attacca la torre unica, spostare il cavallo. Diciamo che nero è messo benissimo dal punto di vista dello sviluppo, quindi in ogni modo il bianco qui non è che stia, diciamo, per niente bene. Ok, quindi in ogni caso c'è da stare attenti. Vediamo viceversa se invece di spostare la donna qui il nero va avanti col cavallo. A questo punto dimostriamo come mai se il bianco gioca cavallo d2 si para i problemi da questo attacco di alfiere in f5. Difatti se qui il nero rientra nella solita variante avviene il solito giochetto e a questo punto alfiere f5 non funziona perché il bianco può prendere di donna. Ora il matto non c'è, però intanto il nero ha perso un pezzo, ok, qui si riguadagna un pedone, ma a questo punto il bianco può tornare in difesa, ad esempio con la donna, e salva la torre. Il massimo che può fare il nero è guadagnare un altro pedone, però ora attenzione perché la donna è un po' isolata in attacco, potrebbe subire degli attacchi e in qualche modo il nero dovrebbe perdere dei tempi. L'altra opzione poteva essere anche spostare la torre, ponendosi in questa casa protetta dalla donna e minacciare un qualche tipo di attacco su b7, questa variante plausibile. Ok, quindi ricapitolando, il nero fa bene a spostare questo cavallo per coprirsi dal matto in c8 e il bianco alle brutte, se si trovasse in questa posizione, può sempre pensare di cambiare le donne
Ok, lascia la colonna aperta alla torre, ma evita le complicazioni a seguito di alfiere F5 se non ha ancora giocato il cavallo in D2 come abbiamo visto. Ok, quindi buon London System a tutti, oppure buon attacco al London System se giocate col nero. Ci vediamo al prossimo video, a presto e ciao ciao!